sicuro il primo passo è stato fidarmi di una grande regista e di una sceneggiatura, di un'idea speciale. E questo è stato il primo passo. E poi avere a che fare, avere a disposizione il materiale di cui tu parlavi, e quindi il materiale che riguarda Monica Vitti, avere la possibilità di immaginare un dialogo con lei è stato l'altro grandissimo sostegno che io ho avuto e che ha nutrito di qualcosa di inaspettato, commovente, turbante, conturbante le nostre giornate insieme al personaggio di Monica, che poi è il personaggio che interpreto. Questo scambio con Monica Vitti, che non è stato uno scambio né di attrice che studia e che la guarda come nutrimento, né di spettatrice che nutre il proprio immaginario attraverso delle storie che lei ha raccontato dei personaggi, è stato uno scambio veramente intimo. Io me la portavo dentro i sogni, arrivava Monica Vitti, tanto era forte il lavoro che facevamo con Roberta. Ecco, quello è stato il sostegno per poi raccontare uno spostamento che fosse quanto più autentico. Quindi Roberta mi spostava e cercavamo dentro questo spostamento, smarrimento, dentro questa vaghezza, qualcosa che non fosse la rappresentazione di una persona che si sgretola, perde la memoria, ma che avesse qualcosa di profondamente autentico. E quindi il lavoro è stato retto da Roberta, da Monica e da Filippo. Ho scoperto che quando mi emoziono io mentre giro delle scene, raramente poi finiscono nel film. Mi è successo al primo film con Saverio, appunto, facciamo una scenona che io piango, tu già piangi, ma una cosa, finiamo il film, dobbiamo rigirarla. Io, perché? C'è la cosa tecnica? No, è troppo. E io, ma come è troppo? Quindi ne facciamo un'altra, bellissimo, uguale. Qui in questo caso davvero vuoi che ero all'inizio, allora c'era troppa apertura e forse mi concentravo troppo, concentrato su di me. Che vorrò dire? Non lo so. Non ero concentrato sulla performance, però ero concentrato su di me, tarato col teatro che devi arrivare laggiù, altro che sbracciato, anche emotivamente. In questo film, e poi appunto che arriva dopo un percorso di altri film, è vero, siamo subito approdati dal pianeta Terra al pianeta Torre, subito, fidandoci, è vero, perché è come dire, come cazzo fai, cioè, a fare un film, no, su Monica, hai capito? Cioè, non puoi, allora, cioè, l'unico atteggiamento è un pizzico di follia, con due O, capito? Follia. E soprattutto va in guerra senza armi. È stato fortunato la cosa che mi sono trovato a raccontare un rapporto, quindi quasi a non preoccuparmi del ruolo. Cioè, mi preoccupavo realmente del rapporto, di quello che doveva accadere fra in questo rapporto, che poi è tutto come nella matematica frattali, il nostro rapporto equivale al rapporto nostro con Roberta, con la rappresentazione, con il cinema, con i sogni, con i ricordi, con le cose che ci scordiamo, e poi lì giù si apre, è un regalone, no, capito, cioè poter giocare a quelle scene senza la preoccupazione poi di cercare di arrivare a quegli attori, ovviamente, perché era un gioco che io facevo per Monica, appunto per cercare di avvicinarmi al suo mondo, per non lasciarla andare ancora.
fino alla fine. E quindi era davvero un passo a due. Davvero stavo attento a come lei mi diceva le cose. E io dovevo solo rispondere. Cioè, è un solo. Ce ne fossero di uomini così, ragazze. Ce ne fossero di uomini così. Cioè, capito? Siamo tutti sposi oramai, no? Ci mancano gli sposi. Sì, i matrimoni, anche tra i miei amici etero, sono tutti spose, anche il maschio è sposa, sgomita per... No, ma è una cosa di ego. Invece questo è bello perché ci sono due parti che poi si incrociano. Mi piace del ruolo che è un maschile assolutamente femminile, perché è assolutamente accogliente. È come se avessi usato tutti i marroni della scatola dei Carioca, tutti i marroni, capito? Solo marroni. E poi è vero che appunto, e poi sono arrivate le sfumature. Quindi ho pensato proprio a un'accoglienza, ho seguito il gioco ed è molto bello. È come suonare la batteria. Sei lì, fai parte, ma sei sotto, ma sei fondamentale. Perché se non c'è la batteria, tutti vanno i cazzi loro, capito? Emotivamente, in quel senso, no? Cioè, sono stato quel punto, il ruolo, non io sono stato il ruolo stupendamente scritto da Roberta, era quel puntino attraverso cui si può calcolare l'infinito, neanche riesco a dirlo. Però, e quindi pensa che bel regalo. Bel regalo raccontare una storia d'amore in questo modo. Il lavoro che ha fatto Massimo Cantini Parrini è stato incredibile, importantissimo e mi ha traghettata anche lui dentro questa scena, questa storia. E Massimo ha immaginato, reinventato e disegnato oltre ai vestiti di Monica, personaggio che io interpreto, ha immaginato degli abiti che sono gli abiti che evocano gli abiti indossati da Monica Vitti nei vari film che noi incontriamo nel corso del nostro film. E è successa una cosa, un piccolo aneddoto: siamo andati in questa sartoria romana che ha fatto alcuni degli abiti dei film, di alcuni degli abiti che Monica Vitti ha indossato in alcuni dei film con cui noi interagiamo. E c'era questo sarto, un signore, Gabriele, che all'epoca era quando Monica Vitti andava a provare il costume, per esempio parliamo dell'abito di Polvere di Stelle, lui era il giovane sarto apprendista che lavorava e cuciva il costume addosso alla grande attrice. E noi abbiamo fatto con Roberta, con Massimo e con le persone di questa sartoria questa riunione e abbiamo iniziato a provare l'abito che Massimo Cantini Parrini ha disegnato per me. Meraviglioso, l'abito del finale, per esempio, ne ha fatti più di uno. E a un certo punto questo Gabriele ha detto: noi abbiamo qui il vero abito del film Polvere di Stelle, un abito che ha vissuto oltre al film mille vite, perché è stato esposto in un museo, è stato quindi sotto dei riflettori molto pesanti che lo hanno logorato, è passato tante mani, lo hanno tenuto, ma solo Monica Vitti lo aveva indossato. E alla fine di questa giornata lui ha detto: te lo faccio provare. E noi diciamo: no, forse non sappiamo, ma è una cosa preziosa, era così delicato, quasi impalpabile, consumato. E quindi lui si è inginocchiato, è un abito che si abbottona dai piedi fino al collo, con tutti i minuscoli bottoni, e ogni bottone lui andava avanti, diceva: non è possibile. Ma ti sta perfetto. Ha chiuso l'ultimo bottone e quell'abito, che è stato l'abito a cui tra l'altro Massimo si era ispirato, era
dico per dire che questo film, che Filippo stamattina diceva un film magico, io sento che in quella giornata noi abbiamo avuto come una, come la scarpetta di Cenerentola, che tu te la metti, qualcuno ha detto osate, andate, l'amore che voi state mettendo nel racconto di questa storia, qualcuno lo vede, l'abito si chiude, la scarpetta entra. Ecco, e quindi questo è un ricordo molto bello. Questo è un film che ha avuto una gestazione molto lunga, un film che è iniziato circa 3 anni fa e è da tanto tempo che cerco di trovare delle storie sulla memoria che comunque raccontino vicende di memoria e anche di perdita di memoria, perché le due cose sono strettamente legate. Quando ho iniziato a pensare a questo film, ne ho parlato appunto subito a Donatella Palermo, il primo step è stato quello di una storia apparentemente molto lontana da Monica Vitti, che era la storia di Johnny Rotten, il Sex Pistols, che avevo letto, la moglie aveva perso la memoria e lui si era dedicato in maniera totalizzante alla sua storia, alla sua vita, e quando gli chiedevano ma adesso la tua vita andrà in una direzione completamente diversa da quella che hai avuto finora, lui rispondeva a me questo non importa, lei si ricorda soprattutto di me e questo mi basta. E questa cosa mi aveva molto colpito, perché chiaramente un personaggio così lontano dall'immaginario di un uomo accudente, di un uomo che si potesse prendere cura. Ovviamente dopo di lui ci sono state altre persone e poi sono arrivata appunto all'idea di Monica Vitti, perché nelle varie letture che avevo fatto su Monica Vitti una delle cose che mi aveva colpito di più era proprio il suo rapporto con la memoria, e anche in anni in cui lei era assolutamente giovane, diciamo molto all'inizio della sua carriera, ha sempre avuto un grandissimo occhio d'attenzione nei confronti dei ricordi e della memoria. Una cosa mi aveva colpito molto ed era questa frase che lei diceva: io preferisco ai fatti le emozioni, però i fatti mi aspettano sempre in fondo al corridoio, e quindi alla fine li ritrovo sempre, non riesco mai a liberarmene. E quindi insomma questi vari tasselli che ho raccolto nel corso degli anni mi hanno portato a pensare a questo film. Ovviamente il lavoro è stato tanto, è stato anche un lavoro poi di recupero e di memoria su quelli che sono stati i grandi capolavori che ha interpretato Monica Vitti, perché poi il desiderio era quello di lavorare sui personaggi che lei aveva interpretato e che la mia Monica avrebbe dovuto incontrare, comunque avrebbe dovuto relazionarsi. Ovviamente l'idea non è mai stata quella di fare un biopic, né di fare una biografia di Monica Vitti, ma di fare invece un lavoro in cui Monica avrebbe potuto dialogare e incontrare i personaggi. Quindi mi sembrava una strada interessante, una strada affascinante per entrare nel cinema e per entrare nella memoria.